Uma leia se empalar, uma telano de samba. La noce del cristallo svelezza il sella e l'amor me chiama, la musica suena. That's the way I like it, dance and shout it loud, baby. Boom a boom a yeah, boom a boom a yeah. That's the way I like it when I dance, my body's calling me. Boom a boom a yeah.
Roberto e Bianchi, è finita 1-1 con le reti del nostro bomber Roberto e dall'altra parte Buso. Eccoci con il nostro presidente Danilo San Pietro Silvestro. Come ha visto la squadra in campo, presidente? Allora, buonasera innanzitutto. Il primo tempo abbiamo giocato bene, anche se loro sono una bella squadra, bella, compatta, dura, organizzata e corretta soprattutto, perché al di là delle parole poi è stata corretta. E il primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo fatto subito il gol bello di Roberto e poi abbiamo mangiato due gol abbastanza semplici. Il secondo tempo non mi è piaciuto sinceramente la sostituzione, perché sull'1-1, mi sembra sull'1-1 è uscito Roberto. Sì, 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 sì. Sul primo tempo 45. No, è uscito Spinelli. E poi Roberto è dopo l'1-1, giusto? C'è il cambio, togliere un attaccante e mettere un centrocampista, non tanto mi è piaciuto, però sono scelte del mister, va bene così. Diciamo che non c'è mordente, non c'è voglia. Si è visto, insomma, nel secondo tempo loro hanno giocato tecnicamente alla pari nostra, però agonisticamente secondo me superiore a noi. E abbiamo mangiato un gol con Vincenzo, che poi si è fatto anche male, con Angelo Camzano, mi sembra, con Roberto che ha sbagliato invece di stoppare a tirato. Il portiere è stato anche bravo in qualche occasione. Però sinceramente così ci possiamo solo salvare, altro non possiamo fare niente. Cosa pensa della prestazione dell'arbitro? Ma l'arbitro ormai è una croce, per noi è una croce. Ogni domenica è un arbitro diverso, ogni domenica è un arbitro protagonista, ogni domenica rischia tantissimo. Sinceramente sono stufo sia degli arbitraggi che della Lega, perché insomma stanno facendo un po' i pagliacci adesso. Dopo 5 anni essere trattati come pagliacci non va bene proprio. Infatti domani, lunedì è chiuso, martedì entro la Lega, o cambia qualcosa o ritiro la squadra, perché non è cosa così, non si può fare, non si può andare avanti. Parole molto forti, voglio dire, da parte del nostro presidente. Ma perché i nostri giocatori ci mettono del loro, perché ci mettono del loro, sinceramente. Della squadra che ha giocato ne salverei 4-5 nel secondo tempo. Com'è? Primo tempo tutti, secondo tempo 4-5. Poi il martedì si parlerà, si dirà io devo giocare di più, che sono meglio. Ma in campo non si dimostrano le cose, quindi fino a quando non si dimostrano le cose, per me i giocatori che non meritano di essere in campo devono stare in panchina, punto. Se vogliamo vincere qualche partita dobbiamo essere dobbiamo ragionare obiettivamente e dire chi gioca meglio, chi è più forte deve giocare, chi no deve stare in panchina, punto. Questa è l'ultima domanda e poi lo lascio andare. Cosa pensa sempre del calo nel secondo tempo? Non entriamo concentrati, cosa succede? No, queste sono le ore piccole della notte, perché il primo tempo 45 minuti duriamo, poi le ore piccole si fanno sentire e quindi partite non se le vince, non stiamo facendo balletti. Si gioca a pallone, quindi dura 93 minuti la partita, dobbiamo essere concreti, non ballerini. No, me ne la ringrazio, buonasera a te. Salve. Buonasera con mister Fortunato Palmieri, le volevo chiedere subito una domanda, cosa è successo nel secondo tempo? Perché nel primo tempo un'ottima prestazione, ma nel secondo tempo potrei dire come al solito caliamo sempre a livello fisico forse. Buonasera a tutti, hai perfettamente ragione, la tua disamina è un po' una grinza, però poi negli ultimi 20 minuti siamo di nuovo risaliti in cattedra e abbiamo ripreso bene la partita, anche perché la nostra condizione fisica è leggermente superiore a tutti gli altri avversari che fino ad oggi abbiamo incrociato. Purtroppo subiamo gol, appena facciamo un piccolo errore, ma non catastrofi, un piccolo errore noi prendiamo gol. Anche questa volta con un arbitraggio non perfetto abbiamo subito due decisioni assolutamente sbagliate che ci penalizzano oltre misura, perché il primo tempo abbiamo creato 5 nitide di azione da gol e ne abbiamo fatto solo uno, e il secondo tempo prima del pareggio abbiamo fatto 2 azioni con 6 passaggi di prima e siamo arrivati a 2 per 2 col portiere. Poi c'è il centravanti che fa gol, il centravanti che sbaglia, quello ci può stare tutte le squadre, però se si va sul 2-0 credo che la partita
avrebbe preso tutta un'altra piega e adesso staremmo qui con i sorrisi a 32 denti. La mia squadra ha giocato 90 minuti, tranne i soliti 10 minuti di amnesia. Questa questione ci stiamo lavorando dall'inizio e ancora non siamo riusciti a guarire questo male oscuro, perché la rotazione degli uomini è tale che non riusciamo a trovare l'identità di una squadra al 100%, perché io da quando abbiamo iniziato non ho potuto schierare la stessa squadra due volte. Oggi c'era un portiere nuovo, abbiamo avanzato un difensore a fare il centrocampista aggiunto, abbiamo creato il rombo a centrocampo, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, è normale che ci siano anche gli avversari. Questa è una gran bella squadra, Mister Fazio è una persona che di calcio ne capisce e vi posso dire che la sua squadra, di quelle che ho visto qua, è stata quella che ha tenuto il campo meglio di tutte. Mi sorprende che abbiano gli stessi punti nostri, quindi questo campionato non dice tutta la verità, perché anch'io sono sorpreso di avere 12 punti. Ci sono squadre che ci superano, che la qualità del gioco è quella che è, ma siamo in seconda categoria, dobbiamo ragionare da persone di seconda categoria. Queste lezioni vanno tenute bene per le prossime trasferte, perché adesso avremo due trasferte in casa delle battistrate, delle capoliste. Con presunzione ho idea che la mia squadra non farà brutte figure, ce la giocheremo. Cercheremo di dare soddisfazioni e sostanzialmente cercheremo di fare quello che più ci riesce bene, divertirci in mezzo al campo, giocare, andare a fare le conclusioni, poi certe volte si segna, certe volte rimane. Un'altra domanda, il cambio che un po' è stato a sorpresa, esce una punta, entra un centrocampista, diciamo sull'1-1 forse non è stata un'ottima scelta. Come la vede lei, visto che sugli spalti diciamo c'è stato un po' di rumore su questo campo, anche perché l'attaccante era quello che ha fatto il gol? Sì, sto cercando di far ruotare tutti gli attaccanti, come vedete poi ho messo anche l'altro attaccante, sì, per tenere impegnati i loro difensori, perché se non si crea un vantaggio atletico difficilmente si passa. La mossa dell'ingresso di Magisano al posto di Roberto si spiega sul fatto che avevo intenzione di andare a marcare con una dedica ad uomo il loro numero 10 Spina, che è quello che ha creato i maggiori scompensi. All'inizio il ragazzo che ho messo in campo era un po' spaesato, perché diciamo non è un centrale, è uno che gioca sempre sulle fasce, ma la scelta non è che ne avevamo tanti altri di scelte, e comunque poi ha preso le misure, quell'uomo lì è stato limitato e noi siamo tornati a uscire fuori. Poi ho rimesso un'altra punta, quindi ho ristabilito l'equilibrio. In effetti il passaggio tatticamente si spiega con una posizione da rombo che avevamo nel primo tempo. Siamo passati con un 4-4-2 diciamo normale in linea, dove i nostri centrocampisti hanno tenuto bene botta ai loro due spilungoni, perché avevano due che fisicamente centrocampo, sì, le prendevano quasi tutte. È stata la più grande partita che ho visto fare a Gianluca Catanzaro. Ho visto finalmente una squadra guidata bene dal portiere, che faceva accorciare, che faceva le uscite. Ho delle buone speranze per il proseguo di questa squadra. Noi chiediamo la convince di pubblico comunque era diciamo buona, visto anche il maltempo diciamo degli ultimi giorni. Se contiamo che nelle partite di eccellenza e di promozione c'è molta meno gente di quanto ce n'era oggi a San Pietro, sicuramente. Però io quando ero ragazzo che giocavo qui nelle zone facevamo delle partite con tanta gente, con tifo organizzato e quant'altro a San Pietro. Mi ricordo i tempi belli da San Pietro, che secondo me potrebbero ritornare presto. Tanti ragazzi a urlare forza San Pietro. Adesso la gente viene, guarda la partita, giustamente fa l'applauso, storce un po' il muso, però non è la partecipazione attiva del pubblico. Noi chiediamo quello, che la gente di San Pietro si avvicini di nuovo a questa squadra, che la segue e dia ad esempio un po' di conforto nel momento peggiore della partita. Magari a volte
si ottiene di più con l'applauso del pubblico, con un incitamento del pubblico, il famoso dodicesimo uomo in campo. Una partita del genere oggi l'avremmo vinta, anche perché vanno a influenzare anche di certo le decisioni poi degli arbitri. A proposito degli arbitri, l'ultima domanda la lascio per andare, cosa ne pensi della prestazione dell'arbitro di oggi? Non ho mai voluto parlare degli arbitri, non ne parlerò nemmeno questa volta. Mi limito a dire che se fischia punizione su quel fallaccio sul nostro capitano, deve estrarre il cartellino perché fa l'intenzionale, doppio, giallo, doppio giallo, va fuori, la partita prende un'altra piega, solo questo. Va bene, la ringrazio, mister, una buona serata. Eccoci qua con l'allenatore Fazio del Bianchi. Le volevo chiedere come ha visto la partita, la sua squadra in campo oggi. Ma una buona gara, penso che il risultato alla fine sia giusto. Potevamo vincere noi, potevamo vincere loro. Abbiamo subito gol su un episodio, secondo me, perché eravamo noi in fase di attacco, siamo stati abbastanza ingenui e abbiamo preso il gol. Poi abbiamo avuto una buona reazione, nel primo tempo abbiamo creato almeno 3-4 palle gol, quindi diciamo quando una squadra fuori casa crea 3-4 palle gol siamo abbastanza soddisfatti. Secondo tempo abbiamo cercato di giocare un po' più convinti, ho cambiato, ho messo un'altra punta, abbiamo trovato il pareggio, e loro sono stati pure bravi perché ci creavano un po' di problemi a centrocampo e ripartivano sempre sui nostri errori. È stato bravo il nostro portiere in un paio di occasioni. Onestamente penso che il risultato alla fine sia giusto. Ne volevo chiedere una seconda cosa. Nel primo tempo, diciamo, la squadra, nel secondo tempo la squadra è entrata un po' di più di mordente, quindi negli spogliatoi ha fatto una bella strigliata alla squadra, perché abbiamo visto che comunque anche senza voce. Sì, quindi... È una caratteristica, la voce la perdo ogni domenica. Vorrei che i ragazzi si convincessero un po' di più dei loro mezzi, perché penso che possiamo fare bene in questo campionato. Poi si può perdere o vincere, però dobbiamo lottare fino all'ultimo minuto e giocarci la partita. Poi se troviamo un avversario che è più bravo di noi è giusto perdere, non ci sono problemi. L'ultima domanda la lascio andare, cosa ne pensa dell'arbitro di oggi? Ma penso che alla fine l'arbitro non abbia inciso più di tanto. Onestamente penso che l'arbitro è stato arbitrato abbastanza tranquillamente. Non ho visto grossissime situazioni di protesta o grossissimi errori, onestamente. Poi dobbiamo capire una cosa, che gli arbitri la maggior parte delle volte sono ragazzi, quindi non hanno nemmeno i guardalini che possono aiutarli. E non è facile, quindi da parte nostra dovremmo cercare di aiutarli un po' di più e loro dovrebbero mettersi anche in condizione di farsi aiutare, quindi quando troviamo una persona con la quale poter parlare secondo me è meglio, fermo restando che secondo me poi il calcio è bello perché ognuno lo vede a modo suo, no? non è una matematica, secondo me non ha inciso sul risultato perché loro hanno fatto gol in maniera pulita, noi abbiamo fatto gol in maniera pulita, quindi poi non ho visto situazioni di rigore o di grosse proteste, sì. Onestamente. L'ultima domanda, chi reputa il migliore in campo della sua squadra? Della loro squadra mi è piaciuto il 10, onestamente, 10 è un buonissimo giocatore, poi è un ragazzo pure molto corretto. Della mia squadra voglio fare una parola alla spreco per il portiere, che è un ragazzo, era alla prima partita e sono contento che abbia sia stato decisivo in due situazioni. Abbiamo fatto due o tre parate, due parate buonissime, quindi mi fa piacere per loro. Va bene, la ringrazio, grazie, una buona grazie serata. Benvenuto al portiere del Bianchifato. Il mister gli ha fatto molti complimenti, è stato il migliore in campo. Cosa pensa della squadra e della sua prestazione? Allora, la mia prestazione è stata molto buona. Sono nuovo in questa squadra, comunque la prestazione è da buona. Okay. Cosa pensa anche degli avversari? Gli avversari è una bella squadra, anche se potevo vincere. Okay. L'ultima domanda la lascio andare, anche come detto anche al mister, cosa ne pensa della prestazione dell'arbitro? Se ha inciso secondo lei sul risultato oppure ha arbitrato in maniera adeguata? L'arbitro è stato molto corretto, quindi un'ottima prestazione. Va bene, la ringrazio, buona serata. Buonasera. Dal campo della New San Pietro è tutto, restituisco la linea.
O malé assim pra lá, o matelano de samba.